al legittimo proprietario. Ma cosa sta dicendo? Ma come si permette? I documenti da qui non escono. Chi è stato? Credi che non lo sappia? Un grande vecchio. Di Milano. Ne vedremo delle belle. Sì, sì, ma intanto guarda qua. Il ciclone P2 è sul governo. Fumo, fumo e solo fumo. Calvi e soci rischiano il carcere per 6 anni. Ah, l'Italia non è l'America. Da noi l'opinione pubblica conta come 2 di picche. L'importante è che i nomi delle liste non vengano a conoscenza dei nostri nemici. Perché? Pensi che non saranno mai pubblicate? Ma... è Tassandin. Io ti dico che la situazione è sotto controllo. La procura di Roma obbligherà quella di Milano a restituirmi la valigia e quindi sta tranquillo. Ma come sto tranquillo? E tutti quei fondi venuti da Palermo? Vieni, vieni. Ma se non... Ma ti vuoi etare? Ma se non corriamo rischi, perché te ne stai chiuso qui dentro, in questo bunker? Sono stati loro, gli amici, a consigliarmelo. Sì, tieniti alla larga per un mesetto, eh? Il tempo di sistemare tutto. Ah, presidente, in mezzo a tutta questa bufera, almeno il Corriere della Sera è suo. Senta... parliamoci francamente. Adesso come adesso io quei 180 miliardi per il Corriere della Sera non li avrei mai tirati fuori. Ma non vorrei mollarglielo. Vedi, ti fai prendere subito dal panico. Ma tu non credi che dietro a tutto questo casino ci sia proprio il fatto che se lo vogliono riprendere? E se lo potranno pure ripigliare. Ma al momento e al prezzo che decideremo noi. Babbo, scusa il ritardo, ma c'era una macchina, non mi piaceva molto. L'ho dovuta seminare. Brava. L'aereo è pronto. Vengo subito. Lo scandalo della loggia massonica P2 scuote il Parlamento e il governo. L'onorevole De Martino dichiara che se il governo non pubblicherà i nomi degli iscritti alla P2, lo farà la commissione Sindona, da lui presieduta. Ah, Giulio, meno male. C'è Forlani che sta leggendo un telex di Licio Gelli. Incredibile. Sono sicuro, caro presidente, che i nomi degli iscritti alla P2 non verranno pubblicati per il rispetto del diritto e anche perché le liste contengono nomi di alti personaggi italiani e stranieri. Giulio! Gelli ci chiede di non pubblicare le liste. Senti che aggiunge. La NATO stessa, i servizi segreti occidentali, considererebbero negativamente un intervento duro contro gli appartenenti alla P2. Ma è un'impudenza. Ma no, assolutamente. Calma, questa signori, è una diffida vera e propria. È inaudito, presidente. Gelli ti sta dicendo guai a te se parli. Sembra un messaggio per iniziati e indiziati. Beh, a mio avviso... dobbiamo chiederci se è possibile, con un solo colpo di scopa, sacrificare tutti i vertici militari e civili legati a Licio Gelli e alla P2. Beh, proprio tutti. Vediamo un po'. Per esempio, i capi dei servizi segreti, il comandante della Guardia di Finanza, il prefetto, il ministro di Grazia e Giustizia. Forse queste teste oggi in Parlamento le possiamo portare. È una decimazione troppo rischiosa. Sono uomini nostri. Dovrei dimettermi da capo del governo. Oggi, in Parlamento, io non farò alcun nome. Clara. Clara, scusami. Scusami, non posso dormire. Non posso dormire, che vergogna. Che vergogna, ormai per tutti sono il braccio finanziario della P2. Capisci? Preferivi che dicessero che sei la mente? Ma no, è che adesso tutti vorranno più soldi, capisci? E adesso chi c'è? Presidente, c'è uno per lei che non vuole dirmi chi è. Fammelo vedere. Presidente, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Spero di non averla svegliata. L'aspettavo, salga. E adesso questo chi sarebbe? Domanda il segretario della DC, uno importante. Lavora per i servizi segreti anche americani. Parla 7 lingue e fa affari in tutto il mondo. Ed è anche massone. Sembrerebbe così giovane. Fidati, è quello che ci vuole. Si chiama Francesco Pazienza. Su, mettiti qualcosa, vai. Ma che fanno i politici? Riusciranno o no a nascondere i nomi degli iscritti alla P2? No, sulle liste non c'è più niente da fare, saranno pubblicate. E tutti gli altri documenti? Tutto quello che i giudici milanesi hanno sequestrato a Gelli verrà reso pubblico. Purtroppo qualche volta siamo in democrazia. Amore. È la fine, è la fine. Pardon. Signora, permetta che mi presenti. Sono un mercenario di vecchio stampo. Ma il governo cade o no? Cade, signora, cade. Anche perché i comunisti ce la stanno mettendo tutta, è un momentaccio. Anyway, su, su. Animo comunque, non drammatizziamo. Questo è il paese delle grandi vigilie. Sembra che debba crollare il mondo e poi...
Non sarà mica la prima volta che la montagna partorisce il topo, no? Venga, nel mio studio staremo più tranquilli. Con permesso. Ecco il passaporto. Ma non mi somiglia per niente. Hai i capelli tinti come i tuoi, guarda, è perfetto. Io non voglio scappare. E Mr. Kane, l'hai sentito o no? Sì, è sparito. Sparito. Qui la terra brucia, Roberto. Quelli possono arrestarti da un momento all'altro, hai capito? Jelly cosa dice? Che cosa dice? Jelly è scomparso, più chiaro di così. E io mi voglio preparare a seguirlo. Io non sono colpevole, non posso abbandonare tutto. Sì, però adesso dammi una mano, forza. Non statene all'impalato, avanti. Qui non si tratta di essere colpevoli o innocenti. Te lo vuoi mettere in testa? Non c'è tempo, il momento è perdente. Se resti, quelli ti fottono. Aia. Ma se scappo, mi fregano il banco. E io senza l'Ambrosiano non esisto più, sono zero. Mi sono fatto male. C'è un disinfettante. Non ti sei fatto niente, forza. Fai con la saliva. E dammi retta, prendilo. C'è anche i baffi. Niente lasciava presagire un gesto così efferato e dissacrante. Proprio mentre in piazza San Pietro a Roma, Sua Santità procedeva a bordo della sua jeep bianca, benedicendo i fedeli, un uomo giovane dal viso affilato ha esploso contro di lui due colpi di pistola. Il Papa, ferito all'inguine e alla mano sinistra, è caduto riverso tra le braccia dei suoi accompagnatori. I colpi, proseguendo Anna! La vittoria, hanno anche ferito due turiste americane. L'attentatore, un turco di nome Ali Agca, ha cercato di fuggire ma è stato subito arrestato dalla polizia. Mentre i fedeli restavano sconvolti e disperati, il Papa è stato immediatamente trasportato all'ospedale Gemelli e finora sembra non sia in pericolo di vita. Hanno sparato al Papa! Sì, lo so, ormai succede di tutto. Sarà mica una storia come quella di Papa Luciani, un affare di famiglia. Com'è andata? Il gatto mi ha dato questo. Mi consiglia di fuggire. Ma se ti presenti con questa all'aeroporto ti arrestano di sicuro. Ma scusa... Perché non ne parli con i tuoi amici dell'Opus Dei? Col Papa, poi, oltretutto, sono tutt'uno. Ci penso in continuazione. Ma Casaroli? Il Gobbo, eh? Scusa, quello che alla fine comanda è il Papa, no? Sì, lo so. Ma non è mica tanto semplice, sai. Eccoci. Sono quelli della finanza. Ma allora è vero? Vogliono riprendersi il Corriere della Sera? Ho l'ordine di non lasciarla un momento solo. Capitano, la prego, la lasci vestire. Ma non potete arrestarla, innocente! Signora, si calmi. E allora arrestate Si calmi. Ho ordini precisi. La devo portare subito a San Vittore. Cosa? No, no, Roberto, no! Roberto! Non lo toccate! No! Io non esco vivo da San Vittore. Fermi, fermi! Fermi! Fermi, fermi! Fermi! Io a San Vittore non metto piede. Non mi muovo di qui. Dovete portarmi via, a braccio. Se arrestate lui, dovete arrestare anche me. Anche me! E va bene. Dov'è il telefono? È là. Venga, dottore. È stato fortunato. Fortunato? L'hanno messo in cella con due brigatisti e un ladro. Se capitava nelle celle della camorra. Buongiorno. Ecco in sintesi le principali notizie di questo telegiornale. A una settimana dall'attentato, sensibilmente migliorate le condizioni. Beh, non è come al Grand Hotel, commendatore. Ma vedrai che ti abitui.